Salve. Ciao, buonasera! Stai facendo il caffè? Allora, intanto diciamo, visto che beviamo il caffè insieme, come lo beviamo? Lo bevi tu il caffè? Ma io col latte, sempre. Con latte, facciamo vedere caldo. Il caffè? C'è il caffè, veramente? Il caffè stavolta c'è, sì. Eccolo qua. Yay! Io lo bevo amaro. Io no. E tu lo bevi con latte e con lo zucchero. Io con latte e con lo zucchero. Sì, non andava bene come ho detto io. Sì, sì. Ah. Mettiamo il latte. Intanto io stavo aprendo i cioccolatini da brave porcelle, perché noi... Zucchero, zucchero. Come le persone per benino ci piace mangiare. Mamma mia! Siccome siamo molto felici che vi sia piaciuto il primo caffè con Matt, sì. Accogliamo con piacere il suggerimento di una di voi bimbe che ci ha chiesto di parlare in uno dei caffè che avremmo preso insieme di vacanze. E noi troviamo che parlare di vacanze sia proprio una bella idea, perché soprattutto, come anticipavo in un commento, in periodi in cui di vacanze non c'è l'ombra, perché adesso sono passate le feste fino a... 25 aprile che sarà Pasqua. È Pasqua il 25 aprile, ma sei sicura? Sì. Ah sì? Cioè, si mischiano due feste. Si mischiano, quindi una viene eliminata. Fantastico, yay! Perfetto. È come il 3x2. Sì, potremmo anche fare lavoratori? Beh, così, con la pernacchia, perché? Perfetto. Per chi lavora. Siccome appunto fa anche bene, anche bello parlare di vacanza quando di vacanza non si può approfittare, abbiamo un piacere di condividere con voi la chiacchierata solita davanti al caffè, niente di più, niente di troppo impegnato. Tipo, se tu dovessi decidere adesso, avessi a disposizione un tot di somma da spendere in un posto per andare in vacanza, dove vuoi, dove ti viene, dove ti proprio balena adesso in testa, dove andresti? Ho fatto una frase, comunque hai capito, dove andresti adesso, come adesso dovessi dirlo, così intanto io mangio così, il cioccolatino. Brava, mangio cioccolatino, ma istantaneamente direi New York. Perché? Così, perché recentemente ci sono stati degli amici, perché è una città che mi affascina e perché comunque è una città che mi dà buono. E perché non lo so, io la vivo proprio come ecco, già la toglie, perché vabbè, metto qua vicino. E no, secondo me New York è veramente la grande mela, cioè il melting pot del melting pot. E New York deve essere bella, sì. Oppure Capo Nord. Europa del Nord. Quindi vedere l'aurora boreale, stare al freddo, io non ho paura del freddo. Neanche io, a me piace un sacco il freddo. Sì. Cioè patisco molto meno al freddo, sarà che io il caldo non ci sto bene, perché... No, assolutamente. Peraltro ho la pressione bassa, quindi sono stanca dove fa caldo. Il mare mi ammazza, quindi sto meglio in alta quota. Alla santé? Alla santé, sì, buon caffè. Cin cin. Attenzione! Stavolta avete la testimonianza che è proprio vero, ma tutto quello che noi vi diciamo è proprio vero. È vero. Noi ci beviamo il caffè, ci scriviamo i messaggi, ci mangiamo i cioccolatini. Sì, tutto vero. Le risate sono vere. Tutte vere. Ma noi l'altra volta abbiamo pubblicato io ho pubblicato un caffè con Mer, ma quanti ne abbiamo girati? Ma almeno 5. Di cui una serie di blooper, tipo vedrete. Sì, no, ma anche no. Perché sono talmente belli, sono divertenti. Alcuni non si possono mettere perché deve essere beep, 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 perché ce ne sono un po'. Vabbè, non abbiamo studiato dalle orsoline, però, insomma, un po' di decenza. No, appunto, dopo se no mi bannano da YouTube, insomma. Esatto. Uff, vero. Insomma, bisogna stare un po' attenti anche a questo. Ma non è il tuo problema, neanche il mio, quindi... No, sì, no. Ma che non si può dire. Ma no, ma comunque i viaggi. Quanto è bello viaggiare. Infatti, voi per esempio, se poteste, faccio la domanda che ha fatto lei. Se aveste a disposizione un budget in questo momento di cui non preoccuparvi troppo, perché è un buon budget, se poteste prendere un periodo in cui siete liberi da lavoro, famiglia, tutte le cose che vi obbligano a stare nel luogo in cui siete. Il periodo sabbatico. Sì. Se foste liberi in tutti i sensi, da pensieri e da costrizioni, dove andreste? Perché? Con chi? Raccontateci che cosa fareste, dove vorreste andare in un commentino qui sotto, e se volete fare un video di sposta anche senza caffè è assolutamente benvenuto. E poi, visto anche che... senza di me, perché non è che posso venire a casa vostra, giustamente. Infatti stavo per dire che siccome il primo caffè con Mer è piaciuto tantissimo, per questa sera abbiamo fatto il video insieme, e infatti è con piacere ulteriore io sono qui a fare
quest'altro caffè con Mer con Spyrazine, ma non perché beviamo un caffè e facciamo il video, è comunque un piacere stare con lei indipendentemente da questo, perché in questi anni non abbiamo mai fatto un video insieme. No. Ma forse neanche anche poche foto, perché. Pochissime. Che la cosa più strana, tra altre cose, è che le nostre strade si sono divise a un certo punto, ma per una buona decina d'anni, perché. Però no. Sì, non abbiamo mai perso i contatti totalmente, nel senso che non era successo qualcosa, che studio. Studio, lavoro, vita. Lavoro. Certo. Ecco, sono classico, no? Finché vai a scuola ti vedi tutti i giorni, dopo magari prendi. Quando inizi a fare le tue scelte personali, inizi ad incanalarti su alcuni insomma sentieri differenti, magari. Però la cosa più bella, e credo capiti anche a voi con qualche persona particolare, non più di, insomma, non più di una decina, non credo che siano così tante nella vita. No. Sono quelle persone con cui magari perdi i rapporti quotidiani, abituali, però ogni volta che ti diciamo ti ritrovi. Incontri, sì, ti ritrovi, è come se vi foste lasciate la sera prima. Davvero, è proprio una cosa bella, ma infatti. E questo è anche un viaggio, perché ognuno si fa i propri viaggi, sì. poi ti racconti. La forza dell'amicizia è tornare. E ritrovare e riscoprire un punto comune. Veramente, sì. Io e Mer, per esempio, per 10 anni non ci siamo frequentate. Assiduamente, non, sì. Assiduamente. Sì. E da pochissimo tempo, neanche un anno, abbiamo scoperto entrambe la stessa passione per il make-up. Veramente. Che in questo caso è espresso, in questo caso no. Vabbè. Ma tu sei benissimo anche senza passione espressa. Ma caspita, beh, guarda. No. No, sì, come no, porca miseria, non sta bene lo stesso anche se mai truccata, secondo me sta benissimo. Cavolo, ma dai, non scherzare. No, vabbè, ma a parte questa piaggeria che non è gratuita, però tanto dopo lei mi metterà le mani sopra, faccio non me male. Le alza. Faccio male, esatto. Faccio la festa. No, però ecco, questa è una caratteristica anche dei viaggi, no? Allontanarsi per poi ritrovarsi. E beh sì, è una cosa che può accadere, può non accadere, sì. E ritrovarsi, perché sovente non ci si ritrova anche. Ma forse fa parte anche del viaggio della vita, diciamo. Sì, decisamente. Parliamo un attimo in termini filosofici. Sì. Forse certe cose devono andare in un certo modo, per cui o le fai andare, alla fine ci vanno. Non lo so. Personalmente ci siamo arricchite ognuna per la propria strada. Sì. Ci siamo arricchite personalmente in maniere differenti. Siamo cresciute. Siamo sì. cresciute, siamo maturate. Però abbiamo mantenuto sempre un fil rouge. Ma anche perché abbiamo un sacco di cose in comune. Io personalmente guardando i tuoi video, dopo tutto questo tempo trascorso, mi ritrovo sempre, cioè trovo veramente, per esempio, il video dei viaggi, quello sull'Irlanda, mi sono ritrovata in una serie di scelte, in una serie di tue esternazioni che decisamente sono le mie, e te l'ho detto prima, sì. Prima. No, ma è vero, ma anche perché... per la musica, l'amore per la musica, è la stessa. Sì. Madonna, ti ricordi? Questa me la dobbiamo dire. Alle medie era questo. Ah, scusa, pensavo avessi capito. Quella di... La telepa... Sì. Sì. No, quella al liceo. Al liceo sì. Era. Fantastico. Sì, noi cantavamo River Deep Mountain High di Celine Dion durante le ore di scuola. Sì, cioè, siamo sempre state brave studentine. Ora, non è che eravamo... No. Sempre state brave. La nostra media buona ce l'abbiamo avuta. Appunto, sempre state brave, anche tranquille in tutti i sensi. Poi però c'era il momento di sclero in cui una faceva, diciamo, testo. L'attacco musicale. E una faceva musica, per cui questa era la canzone che... Chissà perché poi quella canzone lì. Perché eravamo tutte e due prese all'epoca con Celine Dion. Sì, però perché River Deep Mountain High? Non mi ricordo. Perché poi c'era il pezzo... Quando volete... Mamma mia, se non la conoscete questa canzone River Deep Mountain High, vi metto giù nel box un link in modo che possiate andare a sentirla, perché così se sentite la canzone vi immaginate noi due banco a banco che... Sì, perché in genere eravamo sedute vicine, sì, che la cantiamo e tipo lei generalmente faceva la musica e io poi cominciavo a canticchiare e poi ci univamo in un core. Sì. Io partivo e facevo na 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 na. Vabbè, ma poi la sentite, quindi... Ascoltatela e pensateci.
Va bene, quindi questo, aspettiamo i vostri commenti in proposito, appunto parlando del viaggio, parlando di un viaggio che vorreste fare in termini di vacanza, qualcosa che eventualmente vi rilassi, vi porti a scoprire posti in cui non siete mai potuti andare, qualcosa di più relativo veramente al termine di vacanza. Qualcosa che vi faccia sgambettare. Cosa vi fa sgambettare? Cosa vi fa venire la voglia di fare la valigia? Ecco, sì. Esattamente, è proprio una cosa così, perché definire probabilmente una meta o un tipo di viaggio o un tipo di compagnia è un modo anche per definire se stessi, no? Per definire che tipo di viaggiatori si è. Caspita. Quindi vacanza ideale, per esempio, è questa, ti dà l'idea del tipo che sei, no? E poi voi siete persone che siete attive, quindi quando organizzate viaggi, organizzate tutto voi, l'itinerario lo tracciate voi sulla cartina, prenotate voi albergo, camera, macchina e tutto quanto, oppure siete un pochino più lascive per cui vi piace essere coccolate anche proprio in termini di, insomma, non organizzo niente, vado dove è tutto organizzato. Dove è tutto organizzato, ecco, per esempio, ecco. Questo è un modo per spiegare come siete voi, appunto dicendo qual è il vostro genere di vacanza. Tu sei un tipo che organizza, vero? Madonna. Io anche non mi farei. Un difettaccio. Io anche non ce la farei ad andare tipo in un villaggio dove tutto sistemato, tutto organizzato. Per me i viaggi sono missioni. Per me è uguale. Proprio io devo essere calibrata al millimetro. Dal giorno X al giorno X vado X, cioè proprio io sono. Poi improvviso, perché non so se. Io anche, cioè organizzare tutto tappa per tappa no, perché mi piace anche l'improvvisazione, appunto. A me piace il materasso, cioè nel senso cadere. Avere la sicurezza, ecco, di una base, cioè, quindi sapere il volo, sapere come arrivare in aeroporto, avere la macchina, sapere dove andarla a prendere, dove lasciarla, però poi lì improvviso, sì. Quindi cartina, oggi si va qui, fighissimo. Anche perché sia uno dei modi migliori, poi dipende uno come è fatto, con chi viaggia, però se sei con persone dinamiche comunque ti viene fuori una vacanza dinamica. Sì, decisamente, mi raccomando, i compagni di viaggio, seguite quello che ha detto lei, non fate test. No, non fate esperimenti. Non fate esperimenti, ma forse poi diventiamo più amiche. No. Se non siete sicuri lasciate perdere, perché generalmente viaggiare insieme o fare delle vacanze insieme è proprio il modo per rompere le amicizie. Sì. Sì. Non entriamo. Qua meriterebbe un altro caffè. Aspetta. Così la palla di fieno che corre nel deserto. Esattamente. Sì, perché i viaggi sono proprio perché sono esperienze fuori dall'ordinario e che vi colgono a 360 gradi, vanno a prendere tutto di voi, vanno a prendere i difetti, vanno a prendere le vostre inclinazioni, i vostri vizi, perché voi magari siete persone che alla mattina vi svegliate e prima fate colazione e poi vi lavate la faccia, per dire. E magari se condividete la casa con un'altra persona, quella persona prima vuole fare colazione e poi, che ne so, no, ho detto la stessa cosa. Beh, voleva sia faccia per fare colazione. No, però tendenzialmente è vero, oltretutto magari una vacanza può creare una tensione, un problema, può creare un disaccordo su una scelta. Scelta delle mete, giornaliere. Su una scelta. E lì si vede la reazione delle singole persone, no? Magari ti metti a litigare perché io voglio andare a mangiare lì, tu vuoi andare a mangiare là. Io una cosa che non farei, cioè, esatto. Per me va bene, vuoi andare lì, ma non importa. Per me liberi tutti, ma certo. Sì. O tu di lì, io di là. Poi ci si vede alla tavola ora. Esatto. Ciao. O se no, non importa. Io va bene, andiamo dove vuoi tu, non litighiamo. Sì. Però, cioè, veramente non si dovrebbe neanche creare la situazione in cui litighiamo per dove andare a mangiare, cosa che io ho visto e non. Ah, litigare tornare, oppure rinunciare, cioè scendere proprio al compromesso della serie. Io perdo, tu vinci, no? Sì, poi uno lo fa, perché cosa fai? Ti rovini la vacanza? No, certo. Allora magari lo fai, però è tipo, io sono una che lo fa. Però iniziano poi i mugugnamenti, però le cose che non vanno bene. Ci rimani male, no? E poi si arriva a litigare per il francobollo. Della serie, il francobollo l'ho comprato io! Queste cose qui. Vero, no, non bisogna fare questo. No, bisogna stare attentissimi con chi si viaggia. Con chi si viaggia. Sì. Va bene, abbiamo finito qui. Ma basta. Ma hai mangiato cioccolatino te? No. Ecco, ho mangiato solo io. Bene, allora col cioccolatino e con il caffè è finito. Ve lo faccio vedere che l'ho bevuto. Eccolo qui, lei lo sta finendo. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo caffè con Mer. Ciao!